Se per corso d'acqua si intende anche lo sciacquone di una toilette, non c'è dato saperlo. Di certo è che i servizi igienici dell'ospedale di Locri davanti all'ambulatorio di cardiologia versano in stato di totale abbandono. Dopo la protesta dei sindaci della Locride di qualche mese fa, chi si aspettava un'inversione di rotta è stato deluso. Non so come Locrese, l'inizio del nuovo anno ha riproposto gli stessi problemi e le stesse carenze di sempre, con reparti in sofferenza, ascensori fermi e situazione sempre più caotica. All'appello mancano ben 11 primari e un numero considerevole di posti letto non ancora assegnati. Dritto a Mileto e Tropea, a destra l'area industriale, un cartello crivellato introduce in un feudo della mala vita. Sotto il cielo plumbeo e la pioggia, la vita scorre via come sempre. Né il tempo che passa, né alcune vaste operazioni antimafia sono state sufficienti per arginare l'ingerenza del crimine. Torna a farsi sentire il racket delle estorsioni a Vibo Valentia. Siamo lungo la statale 18, nella zona industriale. Ad essere presa di mira, questa volta è finita questa azienda di laterizi. Ci sono i carabinieri al lavoro, nello spiazzale della Edil Martirano. Qualcuno nella notte ha sparato 6 colpi di pistola. Con il linguaggio delle armi, l'andrangheta invita così le imprese a mettersi a posto. E per i destinatari di questo avvertimento, in perfetto stile mafioso, che il momento sia difficile lo si comprende dall'aria che si respira. Stati giovani solisti Regini a rendere omaggio al giornalista Antonio Megalizzi, ucciso in un attentato terroristico avvenuto a Strasburgo l'11 dicembre scorso. Il 29enne era cresciuto a Trento, ma le sue origini erano di Reggio Calabria. Era un cronista di Eurofonica, una web radio dedicata all'Europa, la sua passione. Ed è stata la passione per la musica a riunire i giovani musicisti alla chiesa di San Giorgio al Corso per onorare la sua memoria. Tra le note di Mozart, Strauss e Schubert è partito però anche un messaggio di speranza. We'll be right back.